Energia, acqua, ma anche assistenza agli anziani, asili nido e più in generale servizi di welfare. Qual è il futuro di questo tipo di servizi? Gestione pubblica? Esternalizzazione del servizio a un'impresa for profit? Ma c'è una terza via, approfondita in un convegno sul tema organizzato da Eurixe, le cooperative di utenza, conosciute anche come cooperative di cittadini o di comunità. Cooperative di utenza o di cittadini o di comunità, tante sono le denominazioni, ma il concetto è sempre uno. Sono i cittadini utenti di un servizio che si fanno carico della gestione e anche del finanziamento di quel servizio. Questo è un momento particolarmente favorevole, a mio giudizio, per lo sviluppo di questo settore, che è sempre rimasto marginale nel panorama cooperativo. I motivi sono vari, ma forse il più importante è la crisi del settore pubblico. Le cooperative di comunità non sono certo una novità per il Trentino. Quello che oggi può cambiare, però, sono i settori di attività di questo tipo di impresa. Storicamente si sono sviluppate, tra l'altro il Trentino è una delle regioni in cui si sono sviluppate maggiormente e per prime, storicamente si sono sviluppate nel settore dell'elettricità e dell'acqua, dei servizi idrici. Queste esperienze però oggi possono essere anche generalizzate, in senso lato a una vasta gamma di servizi pubblici locali. C'è grande dibattito oggi in Trentino anche su come i comuni possono gestire in maniera integrata la produzione non solo di energia, ma anche la messa a disposizione di servizi di welfare, di carattere culturale e così via. Credo che le cooperative di utenza, cioè rimettere nelle mani dei cittadini la gestione e la produzione di questi beni di pubblica utilità possa rappresentare una grande sfida rispetto alla quale il Trentino è chiamato a valorizzare un'esperienza che ha già al proprio interno. Quali sono gli ostacoli da superare per lo sviluppo di questo strumento? Diciamo che il contesto giuridico pubblico italiano non è assolutamente favorevole allo sviluppo di questa forma. Laddove si privatizza contemplando, avendo in mente sempre un'impresa di tipo lucrativo, mai un'impresa di tipo cooperativo. Questo è un limite del nostro ordinamento. Quello che si mette in dubbio da parte di alcuni studiosi, ma anche da alcuni osservatori, è la fattibilità di questo strumento, di questo modello, soprattutto in ambito urbano grande e soprattutto quando le esigenze di capitalizzazione, quindi i soldi per finanziare gli investimenti sono tanti, quelli richiesti sono tanti. Ecco, questi sono gli ambiti in cui si ritiene comunemente che sia più difficile lo sviluppo di questa forma. Però devo dire, oggi è il momento di sperimentare, quindi si tratta anche di inventare, innovare, trovare strumenti operativi che consentano di superare questi problemi. Secondo me ci si può fare. I tempi quindi sono maturi per il cambiamento, un cambiamento da affrontare un po' per necessità e un po' per virtù. Per necessità perché oggi sappiamo bene molti enti locali hanno dei problemi di budget, anche di trasferimenti di risorse pubbliche da parte degli organismi provinciali, regionali e nazionali, quindi devono riuscire anche a suscitare anche nuove risorse dal basso. Un po' per virtù perché secondo me costituire una cooperativa di utenza che gestisce o co-gestisce con l'ente pubblico servizi di pubblico interesse è comunque un modo anche per fare democrazia, partecipazione e gestione dal basso della cosa pubblica.